Eccoci qua con Cristina Baldi, un mentor del Muratoria Park. Allora, intanto presentati chi è Cristina Baldi, come sei entrata in contatto con il Muratoria Park. Ciao Nicolò, buon pomeriggio e grazie per avermi invitato. Sì, io sono Cristina Baldi e mi occupo di supportare le aziende nella definizione e nella gestione del proprio business per stare sul mercato in modo competitivo, ottimizzare la gestione della propria cassa e introdurre le nuove tecnologie come la blockchain in cui sono specializzata e faccio formazione. L'idea è da un anno circa sono mentor del Murate Idea Park e l'idea di entrare a far parte di questa community è legata al mio desiderio di condivisione dell'esperienza, delle mie competenze con le start-up, supportandole lungo il loro percorso di crescita, di sviluppo e di creazione del valore. Ecco, abbiamo lanciato proprio in questi giorni la nuova call per startup di Murateria Park dedicata al settore del fashion per cercare di trovare soluzioni tecnologiche appunto in questo settore. A tuo parere come si può innovare questo settore in questo particolare momento che stiamo attraversando e qual è il ruolo anche della blockchain nelle innovazioni nel settore del fashion? Sì, guarda, nel corso degli anni si è parlato spesso di innovazione, lo abbiamo fatto in maniera piuttosto diversa a seconda appunto del momento storico. Però c'è stata una regola che si è mantenuta estremamente valida e sempre di grande valore, ovvero quanto sia importante per l'azienda mantenere il passo con le evoluzioni della tecnologia. Parlare di innovazione ai giorni nostri, a mio avviso, significa andare a riconoscere e a creare quel valore aggiunto che leghi nello stesso momento da un lato l'azienda e da quell'altro il consumatore che acquista un bene o un prodotto che quella stessa azienda ha posto sul mercato. Alla base di questo processo ci sono degli elementi molto importanti che sono la digitalizzazione, la disintermediazione e la decentralizzazione, che in questo senso il contributo delle nuove tecnologie come la blockchain che sta alla base e con la sua interazione insieme ad altre tecnologie come ad esempio l'intelligenza artificiale offrono un valore estremamente importante. Per quanto riguarda il settore della moda, del fashion, mi sento di dirti che la blockchain porta un valore, una delle espressioni più importanti del suo valore, perché è un settore dove già viene applicata e dove è già pronto per poterla accogliere. E per quale motivo? Beh, innanzitutto ricollegandoci alle sue caratteristiche di tracciabilità, verificabilità e immutabilità, che offrono l'opportunità di mettere sul mercato un prodotto che racconti la sua storia ad un consumatore che noi sappiamo essere sempre più attento, sempre più incline, sempre più interessato a conoscere che cosa ci sta dietro al prodotto, quali sono le persone, l'ambiente, le procedure utilizzate per proporlo. Dall'altro lato, dal lato dell'azienda, tutto questo significa mettere al centro della propria attività l'esperienza del suo cliente, quindi migliorare quella che chiamiamo la customer experience, quindi andare a rafforzare la sua identità digitale e a rendere il suo brand sempre più forte e competitivo nell'ambito del mercato. Chiaramente non sono solo questi il valore aggiunto che porta la blockchain. Pensiamo all'ottimizzazione dei processi, quindi all'abbattimento dei costi, alla massimizzazione dei ricavi e l'ampliamento del margine, come la tutela, piuttosto che rendere più competitivi elementi come di proprietà intellettuale, brevetti o materiali che rendono utile, che rendono unica quell'azienda, fino ad arrivare al punto, della gestione più snella e più efficace di tutti quei, adempimenti a cui l'azienda stessa è chiamata.
Guarda, Niccolò, in linea generale tutti noi sappiamo quanto è stato importante l'impatto di Internet sia a livello sociale sia a livello economico. E noi possiamo considerare la blockchain come un'evoluzione di Internet, un Internet 2.0. In che senso? Un Internet che ci offre l'opportunità di scambiare del valore, non necessariamente monetario, senza l'intervento di una terza parte. Quindi l'introduzione di un nuovo paradigma di fiducia, che è quello appunto che riassume il vero valore e l'essenza di quello che è la nuova tecnologia e il valore che porta a tutti i livelli nell'ambito economico e sociale. Grazie mille, grazie davvero per il tuo contributo, Cristina, molto interessante. Ti aspettiamo allora presto anche per la valutazione dei progetti che si candideranno a Call for Fashion, il nuovo bando di Murateria Park, e speriamo di vederci il prima possibile anche in presenza più a lungo. Indubbiamente, Niccolò, sono io che ringrazio te per questa opportunità. Buona giornata. Grazie, ciao.